Amici di Pio Toscana, come vedete qui in Maremma non ci fermiamo mai, siamo sempre al lavoro. Questo pomeriggio sto andando ad appendere una targa di adozione di uno dei nostri olivi. Sì, qui a Pio Toscana noi diamo l'opportunità di fare anche questo tipo di esperienza, ovvero adottare un olivo in Maremma. Avere la possibilità di ricevere a casa propria l'olio che è prodotto dal proprio olivo in Maremma. È una delle tante esperienze che si possono fare. Questo per noi è smart working, stiamo lavorando da casa, lavoriamo per voi e ci fa piacere così che siate sempre più vicini a quella che è la nostra agricoltura. Oggi voglio condividere con voi un'esperienza, l'esperienza di un allevatore che abita sull'Appennino tosco-emiliano, un allevatore di carni biologiche. E fin qui voi direte nulla di sensazionale, è vero, ma questo allevatore ha avuto il coraggio di andare a proporre le proprie carni al supermercato Eurospin della propria cittadina. E stranamente il supermercato Eurospin non solo ha accettato di prendere queste carni e commercializzarle nel proprio negozio, ma ha anche eliminato tutte le altre carni dal punto vendita. Questo significa che gli abitanti di quella cittadina non consumeranno carni che vengono dall'Olanda, dalla Francia, dalla Germania, non consumeranno carni che vengono da allevamenti intensivi, ma consumeranno carni biologiche, carni a chilometro zero. Perché è degna di nota questa esperienza? Beh, perché questo senz'altro è un comportamento virtuoso che dimostra che in qualche modo le cose nel mondo agricolo stanno cambiando. E il nostro desiderio è quello di essere partecipi di questo cambiamento. Il nostro desiderio è quello di condividere con voi non solo il fine, il culmine della nostra annata agricola, ma rendervi partecipi di ogni aspetto di quello che è la produzione, la trasformazione e tutto quello che il prodotto ha fatto per arrivare sulle vostre tavole. Questo è un cambiamento straordinario che così desideriamo condividere con voi e portare avanti qui dal nostro oliveto in Maremma, come potete vedere. Questo è Pio Toscana, amici. Buona giornata.